Un grande piacere essere nuovamente qui e tanta voglia di musical, devo dire. E bisogna essere proprio motivati per fare questa disciplina, perché racchiude le tre discipline: la danza, il canto e la recitazione. E ho trovato dei ragazzi motivati e bravi, energici. Per ogni animo sensibile è palese quanto la spettacolarità dell'arte espressa nelle forme dinamiche del movimento possa oggi rappresentare più di molte altre espressioni artistiche che necessitano di un'adeguata preparazione, quali pittura, scultura o scrittura, quella dimensione piacevole del reale capace di alleggerire il peso dell'impegno quotidiano di vivere. Nel tempo in cui il ballo sta diventando fenomeno di massa, col proliferare di scuole e attività adattate a ogni stagione della vita, Eventi Danza Verona si impegna a coltivare lo spirito artistico creativo di quanti nella danza, soprattutto giovani, manifestano il loro talento. Non corsi specialistici per future star dello spettacolo, ma esperienze comunitarie di confronto con maestri e artisti affermati che forniscono indicazioni di percorso e offrono reali opportunità di crescita. La prima volta, tra virgolette, a Verona come insegnante in uno stage, quali le tue impressioni, che esperienza è fino adesso? Ma io mi sono trovata benissimo, perché prima di tutto l'ambiente è perfettamente organizzato, e allora nella pace e nella tranquillità di non dover lottare per nulla, di arrivare e trovare tutto perfettamente organizzato con persone di altissimo livello, deliziosi danzatori, mi trovo benissimo. Che cosa può portare la danza ad una ragazzina? Che cosa può portare la danza ad un ragazzino? Io ho un'esperienza nella mia scuola, le bambine molto piccole le porto ad essere creative. Già da quando hanno 6-7 anni loro cominciano con me a lavorare sulla coreografia. Quindi le responsabilizzo, le faccio scegliere musiche, costumi, eccetera, eccetera. Quindi le responsabilizzo anche rispetto alla vita. Quando tu ti senti più sicuro di te, più forte di te, più gioioso, più energetico, che puoi prendere decisioni nella tua vita a 6, 7, 8, 9 anni, poi diventi una persona che forse può danzare anche più facilmente, può vivere anche più facilmente. Ci racconti la tua esperienza, ci racconti cosa hai trovato in questo luogo, in questo corso che stai seguendo con grande maestria. Allora, ti ringrazio tanto e innanzitutto devo dire che sono rimasta sorpresa dalla vostra organizzazione eccellente, è un posto stupendo. E devo dire che i ragazzi sono molto motivati e sono molto contenta perché in poco tempo sono riuscita a fare un lavoro di insieme, che credo che sia una cosa molto importante. Ho lavorato molto sulla coordinazione, sulla disciplina, perché la danza è vero che c'è molta libertà ma c'è molto rigore, e loro devono capire questo da quando mettono il piede in palcoscenico in classe, che bisogna seguire delle regole e la disciplina. E devo dire che mi rispondono molto bene, perché pur essendo tanti, infatti ho voluto fare questo lavoro di insieme anche nel repertorio, e quindi ho portato un pezzo che poi ho lavorato tantissimo alla scuola di ballo del Teatro San Carlo, che sia Bayader, che è un pezzo molto difficile di repertorio, però loro rispondono molto bene e quindi sono molto felice di questa esperienza e mi trovo veramente molto bene. Vi ringrazio di avermi invitato. Con noi per il sesto anno consecutivo, ci dà questa fiducia, ringraziamo di questo. Che esperienza ha questa sesta edizione dello stage? L'abbiamo visto crescere, ogni anno è stato sempre un crescendo, sia a livello organizzativo, e quindi qua voglio proprio ringraziare i grandi maestri Giovanni e Stefania, che lo rendono veramente unico e soprattutto sono disponibilissimi e veramente esaudiscono qualsiasi desiderio per i nostri allievi. Per quanto riguarda i maestri ospiti, niente da dire, la professionalità è sempre altissima, i ragazzi sono seguiti uno ad uno e nessuno viene escluso, qualsiasi sia il livello. Non tutti magari faranno i ballerini di professione, però penso che la danza e questa esperienza li faccia veramente crescere, e qualcheduno porterà poi nel lavoro che sceglierà questa parte di vita che ha vissuto e lo aiuterà in qualsiasi aspetto della vita. Ne sono certa, perché è stato così per me, e cerco di far sì che queste cose, questi valori, questa importanza della disciplina, del rigore, della volontà e della dedizione in qualcosa, lo insegni poi in tutte le attività della vita.
Matilde Ferrari, 19 anni, viene da Milano, dall'Accademia Ucraina di Balletto di Milano. È stata con noi al terzo concorso Città di Verona, adesso sei qui allo stage. Ci dici cosa è successo al terzo concorso Città di Verona, Matilde? Ho vinto 3 borse di studio, una per Mönchengladbach, diretto dal direttore Robert North, una settimana di lezione a Berlino allo Staatsballett e infine partirò per la Perranta per ballare in 4 gala in Finlandia. Beh, non male come inizio, devi ancora iniziare la tua carriera di professionista. Noi pensiamo tu ci riuscirai, grazie anche alla preparazione della tua scuola e grazie anche agli stage che frequenti. Che esperienza è stata questo stage, che credo non sia la prima volta che tu venga a Verona? Assolutamente no, è già la quinta volta e per la quinta volta posso dire di essermi trovata benissimo, grandi insegnanti, grandi artisti e soprattutto grandi persone, grazie a Giovanni e a Stefano per l'organizzazione, è sempre bellissimo essere qua. In bocca al lupo, Matilde. Per la prima volta con noi a Verona, che esperienza è stata? Che ambiente ha trovato? Che ragazzi ha trovato? L'esperienza è buonissima. Los chicos y las chicas están con muchas ganas, muy motivados, muy atentos a lo que pido. Y cada día noto una mejoría porque están trabajando, buscando los objetivos que he planteado. O sea que la experiencia es buenísima. Maestra Tania, considerata la tua esperienza ovviamente di danzatrice classica, ovviamente questa esperienza è una cosa che tu puoi trasmettere ai ragazzi quando cominciano? Sì, l'esperienza che noi trasmettiamo ampliare la loro passione con la base di tecnica, la base di tecnica che è supportarti sua passione. Anche dobbiamo sviluppare anche in questi giorni l'artistica, le mode di artistica che è dentro, perché di solito sono davanti ai telefonini, così mandano un bel sorriso con le dita, non hanno i muscoli nella faccia per sorridere, e così dobbiamo anche fare questo per sviluppare anche e ampliare le sue passioni. Eccoci qui con Ilenia Romano, orgoglioso di averti qui perché sei siciliana come me, siamo ovunque e quindi anche a Verona una maestra siciliana. Prima ballerina assistente della compagnia Zappalà Danza, metodo Modem, e correggimi se sbaglio, una gazzella questa maestra quando si muove. Che esperienza è stata qui a Verona? Finora devo dire è stata un'esperienza molto arricchente per me, perché ogni volta è un confronto con gli allievi di qualunque età. Io dico sempre che si tratta di una condivisione più che di un insegnamento, qualcuno che insegna e qualcuno che riceve. Quindi per me è molto bello vivere questo scambio con ragazzi giovanissimi. Dalla creazione si arriva in sala, quindi è un training, un metodo elaborato per danzare un certo tipo di linguaggio, un certo tipo di stile, che quindi richiede già una certa consapevolezza della tecnica, del corpo, per andare a indagare, poi a riscoprire l'istinto e l'animalità, appunto dicevi gazzella, vabbè gazzella in effetti, ringrazio per il complimento, e in effetti andiamo a cercare un po' quello che è diciamo l'origine quasi più terrena del movimento, in un continuo scambio comunque tra terra e cielo, quindi lavoriamo tantissimo sul pavimento, saltiamo, insomma c'è tutto, e si cerca di andare oltre la tecnica, insomma i principi della tecnica tradizionale, come se venissero portati all'estremo in qualche modo, quindi è un lavoro difficile per questi ragazzi e sono molto contenta di come stanno reagendo. Se prima avevamo una gazzella, adesso abbiamo una pantera, però rossa. Sara Buratti è il sesto anno consecutivo che è qui con noi e quest'anno però ha fatto qualcosa di diverso rispetto agli altri anni, cioè?
abbiamo lasciato la tecnica, tra virgolette lo studio della tecnica, abbiamo fatto diventare il corpo voce di quello che volevamo raccontare, e lavorare con le emozioni delle volte è molto difficile, perché bisogna passare da una sperimentazione, da un'introspezione, da un sentire le cose e poi darle fuori. È quasi più facile fare una performance o un'esibizione atletica della cosa, invece andare a raccontarsi e a raccontare delle cose è una bella sfida, perché sono emozioni, e quindi spesso andiamo nel panico, spesso non sappiamo come gestirle. Bisogna imparare a lavorare sulle emozioni tanto quanto sul corpo, visto che la danza non è solo una ginnastica, ma è un'arte, è un'espressione, è un linguaggio, e abbiamo lavorato su questo, quindi è stato un sesto anno nuovo, divertente e diverso. Impressioni alla fine di questa performance, ovviamente musical, ovviamente varie arti messe assieme, quindi poliedricità dell'artista. Assolutamente sì, sono bravissime. Sì, intanto stiamo cercando di entrare nel mood del pezzo, è un pezzo molto estivo, molto vivace, dedicato alla danza, che in questo contesto mi sembra perfetto. Sono tutte delle piccole dancing queens e quindi saranno meravigliose, perché esprimeranno la vitalità che c'è dietro l'arte scenica, perché comunque credo che sia il più grande omaggio alla vita che un essere umano possa fare, stare su un palco e esprimere con tutta la sua forza questa energia incredibile. Quindi io in realtà a queste ragazze auguro di tirar fuori l'energia, il talento tanto se c'è viene fuori comunque, ma l'energia è importantissima, quindi stiamo lavorando su quello.